Buon sabato e buon pranzo da Marco Ruta, amiche e amici sportivi appassionati della Serie A Femminile Team. Benvenuti al Ferruccio Trabattoni di Seregno, dove scenderanno in campo Como e Pomigliano nello scontro valevole la nona giornata della Pool Salvezza, la penultima della stagione. Per come si sono posizionate le giocatrici all'interno dell'area di rigore, lì accanto soltanto Pastrange, arriva il fischio. Parte Rizzon, Setinia si distende e salva la porta del Pomigliano. Non tanto potente estremo difensore del Pomigliano, Corelli di fisico, si gira, pensa anche al tiro, poi Pastrange blocca tutto. Corelli entra in area di rigore, passaggio per Novellino, prolunga di tacco, pallone dentro, diventa un tiro. La Beatrice Peretta, rivediamo, splendido 1-2 all'interno dell'area di rigore, la posizione è regolare e Corelli prova a fulminare sul primo palo, soprattutto in una partita così importante dove ogni pallone pesa un macigno. Pallone intanto in avanti, Beccari in spaccata, prova a sorprendere chiunque, soprattutto Sara Setinia, pallone che soffio finisce al lato, lancio lungo di Cecotti. Beccari in spaccata, prova il colpo da maestro, poi si addormenta Martinez, arriva la copertura di Cecotti che si porta anche in avanti. Da difensore centrale a punta, Cecotti contro Setinia, finta sul sinistro, Cecotti fa tutto bene e poi, ma che azione di Cecotti, rimessa laterale, spazza via Carravetta sul destro, pallone a spiovere dove c'è Carla Hernas che arriva a prendere questo pallone, non riesce però a dare la giusta direzione alle campane che ne hanno subite soltanto 8. Vedremo come decideranno di gestire questo corner, se finalmente questa statistica si sbloccherà. Ferrario nel mezzo, picchi di testa, poi Beccari in anticipo, Martinez, Ferrario, cross nel mezzo, colpo di testa in rete, Corelli, e lo dicevamo, in anticipo nel fondamentale. La maglia numero 7, Corelli. Il fondamentale più carente, Ferrario, cross nel mezzo, Corelli ha tutto il tempo, tutto lo spazio, tutta la concentrazione possibile per impattare bene questo pallone e insaccarlo alle spalle di Beretta e poi di sfondo la felicità di Capitan Fusini. Si allontana Martinez. Cross nella zona di Tati che non arriva sul pallone, poi Gallazzi rimane sul posto, Beatrice Peretta fulminata che sfiora il suo secondo gol stagionale, pallone che esce ad un soffio, si era coordinata benissimo la giocatrice a ritrovare il pallone, poi lancio lungo per Martinez, stop perfetto, ancora il numero 20 in area di rigore, aspetta compagne, ancora Martinez, scarica verso Gallazzi che ha la possibilità di riprovarci, la traversa, dire no questa volta. Seconda occasione e la traversa a dire di no. Con il destro prova a fulminare Pomigliano che porta a casa i tre punti. E infatti triplice fischio del direttore di gara tra Como e Pomigliano, finisce 1-0.